176 ciclisti del Giro d'Italia oggi sono passati anche per le strade di Pesaro. La carovana rosa, dopo essere partita da Porto Sant'Elpidio, ha concluso la sua tappa a Rimini. Tanti gli spettatori che hanno voluto godersi dal vivo l'arrivo dei ciclisti professionisti. Andiamo a sentire che cosa ne pensano. Ci dà un parere, sei qui per seguire il Giro d'Italia, non ha paura del Covid? No, non ho paura del Covid. Si è messo qui... Mi sono messo lontano, per essere riservato, però non ho nessuna paura. Benissimo, che cosa si aspetta? Il Giro d'Italia? Eh? A vedere un bel passaggio. Gli anni scorsi era più movimentato, invece quest'anno vedo poca gente. E poi anche la carovana. No. Volete dire qualcosa? Con mascherina a distanza siamo tranquilli. Vi siete messi qui da che ora? Ma adesso, poco, un quarto d'ora fa. Ci dà un parere, no, lei qui per seguire il Giro d'Italia? Io lo sto guardando, basta. Si è messo con la mascherina? È logico. A che ora è arrivato? Tutti i giorni, tutti gli anni io faccio e spendo anche io. Compro tutto. Tutti gli anni vieno a vedere il Giro d'Italia? Sì, qui ho dove passo, insomma, vado. Qui nei dintorni di 50 km vado sempre. Arrivato 5 minuti fa, ero a passeggio alla pausa pranzo, sapevo che c'era il giro e quindi magari mi fermo un pochino per vedere se riesco a vedere, a passare qualcuno, altrimenti... E del Covid non ha paura? Sta con la mascherina? Ho paura, con le dovute attenzioni, cerco di vivere, di continuare a vivere con le dovute precauzioni. Lei a che ora è arrivato? Scrivo, io sono arrivato 5 minuti fa, lo stesso, pausa pranzo. Devo rientrare alle 2:30, quindi spero di vedere se qualcuno in fuga, se no devo tornare dentro. Sei un tifoso del Giro d'Italia? È venuto qui per vedere la manifestazione? Sì. A che ora è arrivato? Sono arrivato verso l'1. E del Covid non ha paura? No. Ma viene qui tutti gli anni? Sì, mi piace il giro. Un curioso, diciamo, sono qui... passare mezz'ora, il giro è una cosa che sempre affascina, quindi va bene, richiama la gente, bello. Sapeva che passava per Pesaro? Sì, esatto, sì. Una tappa tranquilla.